pomeriggio a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Giulio Bonavolontà, specialista in oftalmoplastica e patologia dell'orbita. Oggi appunto parleremo dell'oftalmoplastica. Buon pomeriggio, dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buon pomeriggio anche a voi, sono pronto per collaborare con questa iniziativa. Grazie mille, professore. Allora iniziamo subito con la prima domanda. Che cos'è l'oftalmoplastica? L'oftalmoplastica è una recente branca dell'oculistica. È una branca che si occupa del trattamento delle patologie degli annessi oculari. Due brevi parole che sono gli annessi oculari, perché non so se tutti lo sanno. Gli annessi oculari sono quelle strutture attorno all'occhio che servono a far funzionare bene l'occhio. Per esempio, le palpebre, le ghiandole lacrimali, le vie lacrimali, i muscoli extraoculari e la cavità che contiene l'occhio, che è l'orbita con col grasso, il connettivo e tutto quanto c'è intorno. Quindi l'oftalmoplastica si occupa delle patologie che riguardano queste strutture. Perfetto, e di quali patologie si occupa la chirurgia oftalmoplastica? Sono alcuni settori sono infiammatori. Altri sono traumatici, altri sono oncologici e altri sono malformativi, cioè si nasce con delle patologie a carico di uno di questi organi o apparati. Ok, e quando si esegue la blefaroplastica? La blefaroplastica può essere eseguita per due ragioni: una propriamente estetica, una persona non si piace, non gli piace il suo sguardo e desidera cambiarlo, ma questo lo fa meglio a mio avviso un chirurgo plastico che vede il problema nel suo insieme. Invece, quando la palpebra diventa pesante, si abbassa e impedisce di vedere bene o altera il bordo palpebrale, e quindi le ciglia rischiano andare verso l'interno o a cadere verso l'esterno, la blefaroplastica serve appunto a riposizionare i tessuti non con finalità estetiche, soprattutto se ne avrà un beneficio anche estetico alla fine, ma non è quella la finalità. La finalità è quella di rendere più fisiologica la funzionalità delle palpebre che con l'età o con alcune patologie tipo ustioni, infezioni e quant'altro, traumi, si altera e quindi va corretta. E lì è molto importante che sia un oculista a prendersene cura, perché il rischio di peggiorare la situazione può essere alto. E professore, come si esegue questa tecnica? Allora, esiste una tecnica standard che fondamentalmente consiste nell'asportare la pelle in eccesso, nascondendo la cicatrice nella piega palpebrale, e asportare anche il grasso in eccesso, quello che causa le cosiddette borse. Quella può essere eseguita anche attraverso la congiuntiva dalla parte interna, senza fare incisioni esterne. Quindi bisogna scegliere il caso in base alle sue caratteristiche. Sono interventi personalizzati più delle volte, se si vogliono fare con buoni risultati, se no si rischia appunto che il paziente non risolva il suo problema. E professore, com'è il recupero post-intervento? Dipende dalla complessità e dalla causa che ha generato la patologia. In un semplice intervento legato all'invecchiamento, dunque a una lassità dei tessuti, senza una vera e importante patologia di base, il recupero è piuttosto rapido. Diciamo che
Io dico alle persone, entro 15 giorni potrete verosimilmente riprendere la vostra vita sociale. Nei primi 15 giorni di solito usano occhiali da sole o cose del genere, ma già dal giorno successivo all'intervento il paziente è autonomo e può fare tutto. Non sono interventi molto invasivi. Perfetto, grazie mille per la sua spiegazione. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il professor Giulio Bonavolontà attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors.